solo mio assessore, all'agricoltura o di qualunque altro ambito, ha commesso una sola irregolarità, io ne pretenderò le immediate dimissioni. Dicevo, ricordate sicuramente tutti quanti il film Veri per sempre di Marco Risi con Michele Placido nel ruolo del giovane professore che insegna nel carcere minorile di Palermo con tutte le difficoltà che ciò comporta. Bene, il professore del film non è nient'altro che qui presente Aurelio Grimaldi, il quale ha raccontato una sua vera, chiedo scusa, ma non è giusto, una sua esperienza diretta durata ben 4 anni presso il carcere di Malaspina di Palermo. Infatti Aurelio, dopo essersi laureato qui a Messina, alla facoltà di lettere della nostra università, praticamente come primo insegnamento ha accettato questo incarico che naturalmente non voleva quasi nessuno, di professore appunto presso questo carcere di Malaspina, e poi ha raccontato questa sua esperienza in un libro, Meri per sempre, da cui Marco Risi ha tratto il film a cui ho appena accennato. Però prima volevo chiedere appunto ad Aurelio se ci vuole dire qualcosa sui rapporti con Messina, e poi se ci vuole dire qualcosa sul perché, fra i tanti cadaveri eccellenti, per usare l'espressione di un film di Francesco Rosi, a cui Aurelio è molto vicino per le tematiche affrontate, si è ispirato. Perché ecco, ha scelto proprio un delitto, come dire, dimenticato in un certo senso, quali sono le motivazioni e come si è accostato a questa storia che ancora è per certi versi oscura, forse sì, forse no. Cosa ne pensi? Beh, intanto cominciamo con i ringraziamenti. Grazie Nino che si è appena operato, ma dice io voglio assolutamente esserci, e lo ringrazio di cuore per la sua amicizia. E grazie a voi, ma grazie proprio di cuore. Io sto facendo un giro per le arene del nord, manco dalla Sicilia da 5 mesi, quindi quando stamattina ho preso il ferry boat, cioè io amo il treno, non l'aereo, e quindi mattina presto, e quindi sono sul mitico ferry boat, e voi sapete, noi siciliani, al momento o di lasciare la Sicilia o di tornare, chi prende il treno, secondo me con l'automobile non è la stessa cosa, io l'automobile non la uso, uso il treno, quello è un momento sempre particolare. Figuratevi dopo 5 mesi che mancavo dalla Sicilia, perché a febbraio sono a Roma perché deve uscire il film a marzo, quindi conferenze stampa, organizzazioni, l'anteprima a Roma, a Milano, a Palermo, a Catania, eccetera. A un certo punto sembra che non ci siano ostacoli, che le sale resteranno aperte però col distanziamento eccetera. 2 giorni prima della conferenza stampa invece la chiusura generale di tutta Italia. Chiaramente non è, in gioco non c'era il destino del nostro film, ma in gioco c'era un pianeta intero alle prese con un problema inaudito. Eppure quando stamattina ero col ferry boat, quindi tutto contento, minzica, finalmente torno a casa in Sicilia, pensavo tutte le arene che ho fatto prima di venire qui, sempre un sacco di gente. Esperienze bellissime per il regista, avere il contatto col pubblico, mizzica, è proprio il massimo. E nel ferry boat pensavo, va, speriamo bene, speriamo che Messina non mi tradisca, ma non mi aspettavo tutto sto pubblico. Grazie, 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 grazie. Grazie. Messina, ogni volta che ci torno, allora intanto sono figlio di un messinese di Pistunina, io proprio mi piace questo nome bello siciliano, Pistunina, mio padre nel lontano 1916, qui siamo poi pieno di capelli bianchi, e del resto più uno ha i capelli bianchi e più uno è legato ai ricordi, quindi vi toccano 1 minuto e 10 di ricordi di Messina. Mio padre, l'università qui, i miei genitori abitavano a Milazzo, io facevo avanti e indietro, e il Cineforum d'Onorione.
Ma nella mia, io vi parlo di oltre 40 anni fa, se dovessi seguire l'istinto direi, ma io l'ultimo esame l'ho fatto una quindicina d'anni fa, ma quale 40 anni fa? Sono più di 40 anni fa. E quindi a quel tempo, lo dico ai giovani, vedo qualche giovane presente, speriamo che il film riuscirà a prendere, perché comunque è un film che richiede un pochino di attenzione. E a quel tempo non c'erano manco i VHS, i film o li vedevi nelle sale, e quindi potevate immaginare, venivo da Luino, provincia Varese, 13.000 abitanti, Milazzo a quei tempi 30.000 abitanti, che film riuscivi a vedere? Pochissimi. E allora venivo qui all'università, quando c'era un bel film in Viale San Martino da sopra, quindi facevo la lezione al mattino all'università. Poi andavo in biblioteca, poi andavo alla mensa universitaria che era vicino al tribunale, sempre piena di gente, ci andavo all'ultimo orario per fare meno fila, ma ancora non era l'orario della prima proiezione. Tornavo all'università per stare un po' in biblioteca a studiare e finalmente a piedi dall'università me ne andavo a Viale San Martino. Questo per dirvi che a quei tempi era faticosa, ma era proprio una passione che ti metteva alla prova, e quindi andare per me a vedermi un film d'autore in quella rassegna era una cosa goduriosissima. E adesso eccomi qua, felice di tornare nella città di mio padre, nella città dove mi sono laureato. Casualmente a questa città sono legati due aspetti fondamentali della mia esistenza. E lui, ne sono certa. È un omicidio di natura mafiosa e politica. La storia della mafia che aiuta i più deboli è una falsità e una mortificazione. Se mi dovesse accadere qualcosa, lei dovrà dire che è certamente avvenuto in relazione a quanto io ho riferito al ministro. E brevemente, perché ho già parlato troppo, su Piersanti Mattarella, io la cosa che dico agli spettatori delle arene di questi giorni, tutte del centro-nord, dico: per favore non pensate a questo film, anche se racconta cose tragiche, come un film che voglia rappresentare il lato nero della nostra comunità. Comunque sia, io sostengo, dopo il film chi di voi vorrà restare, io sono a disposizione per chiacchierare e parlare del film se vi va, ma alla fine Piersanti Mattarella e anche Pio La Torre, perché viene raccontato molto brevemente anche la triste fine di Pio La Torre, perché c'è un episodio legato a Piersanti Mattarella, alla fine hanno vinto, e lo dimostra che siamo qui 40 anni dopo a parlare di loro, a raccontarci di loro, e chi li ha combattuti, non solo Cosa Nostra, ma anche pezzi dello Stato, pezzi della Democrazia Cristiana Siciliana, i neofascisti, Gladio, sembra tutto un intrigo inverosimile. Spero che il film dimostrerà invece i punti di forza. Per me non è un omicidio enigmatico, misterioso, sappiamo cosa è successo e ora dobbiamo fare opera di memoria e di proiettarsi per il futuro. Quindi secondo me la mia passione per la storia, l'ultimo dettaglio, io mi sono laureato in lettere con indirizzo storico, il mio libretto degli esami cominciava quasi tutto con la parola storia, storia e letteratura italiana, storia e letteratura moderna e contemporanea, storia e filosofia, storia medievale, storia del risorgimento, una goduria proprio. E grazie anche a questa passione per la storia e gli studi fatti ho fatto un film storico-politico. E alla fine, perché la storia veramente è importante e fondamentale, lo dico anche ai ragazzi che vedo qui nelle prime file, perché come mi dicevano quando andavo alle scuole elementari il mio bravo maestro, senza memoria, senza storia, una comunità non può costruire nessun futuro. E questo, secondo me, la riflessione su questi anni neri della Sicilia e dell'Italia, secondo me può essere solo un viatico per affrontare con ottimismo il futuro. Ma lui doveva fare comunella con quelle di Roma. Ma quelle di Roma e la Sicilia non sanno manco com'è fatta. Ma che cosa vuoi? La sua nomina è la prova della vostra responsabilità morale, e forse non solo quella, della morte di Piersanti Mattarella. Ho parlato troppo, se volete dopo ne parliamo ancora. No, Antonio Olgario. Io nel film sono il segretario generale di Salvo. E ho una scena appunto con Davide che interpreta Mattarella, e io devo ringraziare innanzitutto Davide, il mio casting director, perché sono stato convocato due giorni prima di girare, quindi ha suggerito il mio nome ad Aurelio, che mi ha sollevato subito da ogni responsabilità dicendomi:
Se farai bene sono contento, sarò contento. Nel caso in cui invece, perché non ti conosco, farai male, me la prendo con David. E insomma poi andò bene, democraticamente. Per cui fu insomma memoria in due giorni, sono andato a Corleone a girare dove abbiamo fatto la scena al comune e pare insomma che la scena sia andata bene, per cui sono soddisfatto, contento, ringrazio Davide e Aurelio. Vedremo sullo schermo insieme con Davide Cogo, attore, regista teatrale, televisivo e cinematografico. Come regista, no, comunque come grazie. Attore teatrale. Sì, sì, quelle cose là. Innanzitutto, grazie a voi tutti per la scelta. Comunque, stanarsi da casa, tra l'altro, dopo il periodo del Covid in cui abbiamo preso la forma del divano, comunque è sempre una grande. Una scelta importante, quindi grazie di essere qui. E, ma mi viene anche di ringraziare questo tizio qui, questo vestito in verde pisello, per la scelta. Cioè, eh sì, esatto. Volevo ringraziare Aurelio perché mi ha dato la possibilità di raccontare un uomo davvero importante. A me è capitato altre volte di raccontare storie che appartengono alla nostra terra e che diciamo hanno contribuito moltissimo alla storia italiana, perché io credo che la Sicilia è un po' come metafora dell'Italia. Buona parte di storia italiana si è compiuta qui in Sicilia. E diciamo che tra tutti questi personaggi, indubbiamente, quando Aurelio mi propose il ruolo di Mattarella, io non vi nego che l'ansia è stata importante, il senso di responsabilità nel dover raccontare una figura così carismatica, così importante, competente come era Mattarella. Ecco, lo definirei un esempio di politico, ecco, un politico che dovrebbe essere preso ad esempio. È stata, diciamo, una notizia abbastanza emozionante per me, per cui grazie. E a voi buona visione. Grazie. Grazie a tutti.